Pierre de Fermat nasce in Francia, a Beaumont-de-Lomagne, nel 1601. Studia legge e diviene magistrato al Parlamento di Tolosa. Il lavoro giudiziario occupa molto del suo tempo, ma riesce a dedicarne una parte alla sua grande passione, la matematica. Grazie allo straordinario contributo che, pur da autodidatta, darà alla matematica moderna, viene spesso ricordato come il principe dei dilettanti. Il suo interesse principale è rivolto alla teoria dei numeri, a cui si avvicina grazie all'opera del matematico greco Diofanto, l'aritmetica. Studiando i problemi proposti nel libro, Fermat affronta ragionamenti e ricerca soluzioni più sottili. Sfortunatamente, destina la maggior parte dei suoi appunti al cestino, ma alcuni commenti trovano spazio sul margine delle pagine. Queste rapide annotazioni sarebbero diventate un preziosissimo documento per generazioni di matematici. Grazie ad alcune brillanti intuizioni, il principe dei dilettanti raggiunge una certa notorietà, che viene ampliata da una serie di ardue sfide matematiche lanciate ai suoi colleghi del tempo. Nel 1637, mentre studia il libro secondo dell'aritmetica, annota ai margini di una pagina un'equazione apparentemente molto semplice e tuttavia irrisolvibile. Senza fornire spiegazioni, scrive un commento che sarà accolto come sfida nei secoli futuri. Dispongo di una meravigliosa dimostrazione di questo teorema che non può essere contenuta nel margine troppo stretto della pagina. Con la sua morte, avvenuta nel 1665, le scoperte di Fermat rischiano di andare perdute per sempre. Fortunatamente, le sue annotazioni sono raccolte dal figlio, che decide di pubblicarle in un'edizione speciale dell'aritmetica. In questo modo, l'ultimo teorema di Fermat diviene noto in tutto il mondo e per più di 300 anni irretirà le menti più brillanti del pianeta.